Allora, sul 10-10, 7-0. Allora, sul 10-10, 7-0-3, c'è un'economia di 14.000 euro. Questa voce riguarda le spese per le elezioni comunali, che sono spese sostenute completamente a carico dell'ente. Era stata prevista una somma importante in vista di un possibile intervento e comunque di imprevisti e contrattempi relativi ai seggi, e quindi il perché di questo importo. Poi pareva un po' capito. Sì. Poi? Poi quei 16.005, intervento 1070203. Allora, 1070203 sono le spese di gestione di diretta manifestazione, di gestione diretta, scusa, per le manifestazioni turistico-culturali. Tutti a 16.005. No, 10.5 per le manifestazioni, invece 6.000 euro le spese relative all'energia elettrica, gli allacci e la manutenzione che è stata effettuata dalla CEA, non avendo l'elettricista, come dicevo prima. Poi quello successivo, trasferimenti. Trasferimenti sono i contributi che vengono dati per quanto riguarda le manifestazioni sempre a carattere turistico e culturale. Prego, quindi volevo chiedere in particolare che la voce dei trasferimenti sono contributi, a chi sono stati dati e l'entità dei singoli contributi, se era possibile saperlo. Chi risponde? L'assessore della città. Allora, la somma principale è stata data per la manifestazione del Bolognino, è stata data, vale a dire di un importo di circa 8.000 euro, se ben ricordo, e questo è l'evento, l'importo più rilevante all'interno dei contributi. Gli altri sì? No, sono 10.000 euro. 14.000 trasferimenti, no, allora 8.000 per il Bolognino, ne mancano 6, giusto? Sì. Nel totale sono stati dati singolarmente. Ma quello sarà possibile sapere. Dovremmo prendere l'elenco intero, l'impegno di spesa che comunque è a disposizione, cioè è a disposizione di tutti per il suo ufficio. Ah, va bene. Prendo atto. Qualcun altro chiede la parola? Prego, consigliere Primavera Gianluca. Chiedo scusa, invece i trasferimenti, quindi 9.000 si riferiscono alle abitazioni come in base a quello che abbiamo pure in entrata, giusto? Sì. Quindi i trasferimenti di questi 14 aggiuntivi non sappiamo, al momento non lo sappiamo. Ci sono i vari livelli di spesa, certo. Però ogni singola manifestazione è estiva. Quindi in consiglio me l'avete portato? Non c'è bisogno tanto di portarlo in consiglio, no. Ci sono atti che, ad esempio, ci sono degli impegni di spesa che risalgono ad esempio all'inizio di luglio, che sono stati presi dal fondo, da questo capitolo, dal capitolo 2020 delle manifestazioni turistiche, su cui c'era disponibilità. Man mano che sono stati fatti gli impegni di spesa, sono stati presi dal relativo capitolo di bilancio. Lo stanziamento di 48.250 più 16.5 è stato completamente utilizzato, 64.750. Allora, questa somma è stata quasi interamente impegnata, ci sono ancora delle somme da liquidare. Quindi per le manifestazioni estive, per attività turistiche e culturali, il Comune ha speso 64.750. No, non ha speso. Ha impegnato esattamente circa poco meno di 60.000 euro, ha impegnato. Invece comprensivo tuttavia di SIAE, invece quei sedi riguardano l'elettricità relativa alle manifestazioni. Sì, questo l'ho capito.
capitolo 109-01-103 a che si riferisce? 100. Prestazioni di servizi, 109-01. Allora, 109-01-03 sono degli incarichi professionali per studi, consulenze e indagini che riguardano l'affidamento dell'incarico che è stato effettuato dall'ufficio proprio in questi giorni per la caratterizzazione delle dismesse, come dicevo prima nel mio intervento. Quindi si riferiva a questo. Grazie. Qualcun altro prende la parola? Nessuno prende la parola? Pongo a votazione. Prego, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, dato che riteniamo che la persona investita ha lasciato un po' desiderare il stato guardese e che l'acquisto di gente è stato più spontaneo, non perché è attirato dagli eventi che sono costati anche varie per l'atto, quindi il nostro voto è negativo. Pongo i voti, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 5 voti contrari della minoranza e quelli 12 favorevoli si approva. Pongo a voto per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità favorevole. Punto 3. All'ordine del giorno, articolo 193 del testo unico 167-2000, verifica sullo stato di attuazione dei programmi del permanere degli equilibri di bilancio. La parola all'assessore dell'Arciprete. Grazie Presidente. Allora, in base all'articolo 193 testo unico sugli enti locali, il Consiglio Comunale è chiamato entro il 30 di settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sull'attuazione dei programmi, adotta i contestuali provvedimenti, le misure necessarie per ripristinare il pareggio e eventualmente procede anche a verificare l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio. Il nostro ufficio ha provveduto a compiere tutte le operazioni necessarie e ringrazio per la puntualità e la collaborazione che quotidianamente offre all'amministrazione, così come ringrazio il revisore che questa sera è assente perché è impegnato. Quindi procediamo a questo atto di legge che è supportato anche dal parere del revisore, il quale ha espresso innanzitutto la rispondenza di questa operazione dicendo che sussiste, è stata rilevata la congruità delle spese e al tempo stesso si registra anche la coerenza contabile. Così come è stata riscontrata l'inesistenza di debiti fuori bilancio da parte dei vari capi settore che ne hanno dato comunicazione al responsabile del settore secondo. Allora, c'è da dire innanzitutto, poi entrerò più nel dettaglio, in linea generale la parte relativa ai tre titoli delle entrate risulta evidente innanzitutto le maggiori entrate che riguardano il ruolo tasso, poi un'altra voce molto importante riguarda un ruolo suppletivo in sé per delle sanzioni amministrative del codice della strada e poi un incremento di circa 26.000 euro per lo stanziamento relativo ai proventi cimiteriali. Invece si è proceduta ad una riduzione delle previsioni di entrata, innanzitutto per una diminuzione di un importo della comunità montana per la gestione dell'asilo nido e lo sfraccio di contributi della stessa comunità montana di circa 3.000 euro per i centri di formazione turistica.